Molteni. Io non generalizzo rispetto alla cooperazione in quanto tale, però è un dato di fatto che ci sono cooperative bianche, rosse, gialle, verdi, la Caritas, che stanno campando in maniera bieca e vergognosa sul fenomeno dell'accoglienza. Questo è un dato di fatto, ci sono inchieste aperte sull'accoglienza che è diventata assistenzialismo. Ieri c'era un articolo bellissimo sul Corriere della Sera, che non è filo leghista ma è filo immigrazionista, in cui si esplicita in maniera chiara quello che sta accadendo. Ma io non sono filo immigrazionista, diciamo che immigrati arrivano, qualcuno se ne deve occupare. Segue un po' il pensiero unico globale e complessivo, però che sul fenomeno dell'accoglienza ci siano inchieste, malaffare, indagini aperte, che c'è un sacco di gente che sta campando anche sulla pelle di coloro i quali stiamo accogliendo, questo è assolutamente un dato di fatto e non vale solo per il CARA di Mineo, che è l'esempio massimo, ma ci sono tanti altri luoghi, penso ad esempio a Trapani, dove sono state aperte numerosissime inchieste perché qualcuno sta speculando e mangiando, tra l'altro utilizzando soldi pubblici. Sì, il tema forse è fare le cose fatte bene, non è eliminare l'accoglienza. A danno del cittadino italiano. Io chiedo, e secondo me la cooperazione da questo punto di vista potrebbe essere utile, perché i soldi pubblici che vengono utilizzati, e parliamo sul 2015 di 3,3 miliardi di euro e nella legge di stabilità del 2016 di 4 miliardi di euro, perché tutti i soldi che vengono utilizzati non sono oggetto di rendicontazione, di spese? Perché nessuno sa quanto effettivamente viene speso e come effettivamente viene speso? Questo io credo che la cooperazione, e il rappresentante massimo di questo organismo sindacale lo deve fare, per rispetto nei confronti di chi viene accolto, ma soprattutto per rispetto al fatto che sono soldi pubblici. Facciamo soldi rispondere. Pubblici che vengono sprecati. Io rappresento cooperative che hanno dei bilanci trasparenti, che vengono revisionate, che rendono conto, in parte non anche tutte. Con bilancio certificato, e rendono conto. Aiutateci a capire quali sono. È vero che ci sono anche tante, quelle che noi chiamiamo false cooperative, che utilizzano lo strumento giuridico cooperativo per delinquere. Allora, è una battaglia che noi abbiamo voluto secondo fare. Secondo me è il mondo del cooperativismo che in primis deve denunciare quelle cooperative che sono legate al malaffare, perché ad esempio da Mafia Capitale è emerso in maniera estremamente chiara che Salvatore Buzzi, che rappresentava le cooperative di sinistra, si metteva d'accordo con alcune cooperative bianche. Faccio un nome perché è emersa la Domus Caritatis, che è stata coinvolta, anzi stravolta, dalle indagini di Mafia Capitale. Ancora ad oggi, ad esempio nella mia città, a Como, sta gestendo un appalto da 2 milioni di euro. Ma secondo lei è possibile che un'azienda, che una cooperativa coinvolta in Mafia Capitale possa ancora gestire questo immenso business? Secondo me no.